In questa settima ed ultima parte del nostro lungo cammino desidero citare, a proposito dei castighi e della sofferenza, alcune preghiere, citazioni di santi, catechismi e scritture che evidenziano la realtà ed il legame tra i tre aspetti, castigo, sofferenza e conversione. Atto di dolore. Nell'atto di dolore troviamo l'implorazione a Dio di perdono, nella consapevolezza che i miei peccati generano i giusti castighi. Infatti, così dice la preghiera, «Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi». Questa preghiera ci ricorda che i nostri peccati meritano i castighi di Dio. Forse non è superfluo ripetere che i castighi di Dio non sono per la morte dell'uomo, ma perché l'uomo si converta e viva. Ricordo il già citato più volte profeta Ezechiele: «Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa. Perché volete perire, o casa di Israele?» Ezechiele 33, versetto 11. Riportiamo ora il numero 2090 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Così scrive: «Quando Dio si rivela e chiama l'uomo, questi non può rispondere pienamente all'amore divino con le sue proprie forze. Deve sperare che Dio gli donerà la capacità di contraccambiare il suo amore e di agire conformemente ai comandamenti della carità. La speranza è l'attesa fiduciosa della benedizione divina e della beata visione di Dio. È anche il timore di offendere l'amore di Dio e di provocare il castigo». Le parole sono chiare: offendere l'amore di Dio, che può avvenire solo commettendo il peccato, questo provoca il suo castigo. Cerchiamo ora di rispondere alla domanda su quale sarà la sorte dei giusti nel bel mezzo di questi castighi. Mi pare più che mai lecita la domanda su quale sarà la sorte dei giusti durante avvenimenti tragici. Non è semplice dare una risposta. Ritengo però pieno di speranza un brano del profeta Ezechiele ai capitoli 8 e 9, nei quali Dio fa notare al profeta che il Tempio è stato profanato gravemente dal popolo idolatra e che per questo merita una punizione atroce. Sentiamo cosa comanda il Signore. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del Tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono». Agli altri disse, in modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario». Questo brano fa ben sperare a riguardo della protezione dei giusti. Ricordo inoltre un altro brano già citato in precedenza, che è esemplificativo della protezione di Dio a fronte di calamità, e lo troviamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 7. «Non devastate la terra né il mare né le piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né gli arbusti, né gli alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Dio preserva dalla devastazione i suoi eletti. Mi sembra importante ora ricordare che non bisogna dimenticare il valore salvifico della sofferenza. Questo ce lo dice San Paolo nella lettera agli Ebrei al capitolo 12. «Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite,
Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. Del resto, noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre Celeste per avere la vita? Costoro, infatti, ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza, però dopo arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Ebrei capitolo 12, versetti dal 4 al 13. È molto bello e consolante questo brano, che ci fa comprendere che la sofferenza è necessaria per la nostra correzione, correzione necessaria per diventare partecipi della santità di Dio. San Paolo lo ha compreso molto bene. Sempre lo stesso San Paolo parla delle sofferenze rivolgendosi ai Colossesi. Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Anche la Madonna di Fatima chiese a dei bambini di offrire la loro vita per salvare le anime dei peccatori, domandando loro penitenze severe. Per amore a Dio indossavano il cilicio tutto il giorno, ricordando al suo popolo quello che stava dimenticando, il valore salvifico della sofferenza. Mi pare di poter concludere che la sofferenza, se vissuta nel Signore, è sempre un'opportunità, certamente di conversione, di crescita spirituale, allo scopo di farci partecipi della sua santità, ma anche di soccorso e salvezza per gli altri. Cito ora San Pier Damiani. Così scrive: «Dove c'è timore e giustizia, la tentazione di qualsiasi avversità non è una tortura da schiavi, ma piuttosto una correzione paterna. Perciò anche il beato Giobbe, trovandosi tra gli stessi flagelli delle percosse, dice: «Colui che ha cominciato egli stesso mi stritoli, sciolga la sua mano e mi abbatta». Aggiunge ancora: «Avrei in vero ancora una consolazione, che mi affligga con dolore senza risparmiarmi». Per gli eletti di Dio, infatti, lo stesso castigo divino è una grande consolazione, perché attraverso i flagelli di un momento che sopportano avanzano a grandi passi nella ferma speranza di conquistare la gloria della beatitudine celeste. Per questo l'orefice batte l'oro con il martello per renderlo più puro dalle scorie, per questo la lima raschia con insistenza perché la naturale lucentezza del metallo appaia più chiaramente. La fiamma assaggia i vasi del vasaio, mentre la tribolazione assaggia gli uomini giusti. Perciò anche il beato Giacomo dice: «Considerate perfetta letizia, fratelli, quando subite ogni sorta di prove». A buon diritto devono gioire coloro ai quali viene sì data un'afflizione temporanea quaggiù per il male compiuto, ma sono serbati premi eterni in cielo per le opere buone. Perciò, carissimo e dolcissimo fratello, mentre sei circondato di colpi, mentre sei castigato da percosse e dalla correzione di Dio, non disperare in cuor tuo, non ti sfugga il lamento della mormorazione. L'amarezza della mestizia non ti avvolga completamente, la pusillanimità non ti renda nervoso, regni sempre la serenità sul tuo volto e la gioia nel tuo animo e risuoni sulla tua bocca il ringraziamento. Bisogna lodare infatti il disegno divino che colpisce momentaneamente i suoi allo scopo di sottrarli ai flagelli eterni. Deprime per elevare, taglia per guarire, atterra per sollevare. Concludo con questa preghiera di Tobia, che è molto significativa in ordine all'argomento affrontato e che mostra il giusto atteggiamento che dovremmo tenere davanti a Dio. Allora Tobi disse:
Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno, egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a Lui davanti a ogni vivente, poiché è Lui il nostro Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni, fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi ed avere compassione di voi. Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del Cielo ed esulta per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. È ricavato dal libro di Tobia, capitolo 13, versetti da 1 a 10.